vediamo che la vinciamo la campagna elettorale. Votare, votare. Mettiamo una croce su questa campagna elettorale, è stata una bellissima campagna elettorale, Giovanni. Entro qui. Di Paola. Di Paola, mi raccomando. Di. No, no, non tocca. Calma, un attimo, aspetta. Ha fatto il suo dovere, no, lei? Fatto, ok. Ho fatto. Partendo da uno svantaggio così elevato cercasse un po' di alzare i toni. Antonio magari un paio di volte ci è cascato, avrebbe dovuto mantenere un po' più la calma, però è un uomo anche lui, non è una macchina. Per evitare quando arrivano tutti insieme, vabbè, comunque 23. E quindi che vuol dire? Che tra un po' arriveranno le telefonate. Telefonati bollenti. Con i dati. Bollenti. Via alle telefonate, quindi. Via alle telefonate. Metteremo un cartello. Per Mimmo Miss Italia finisce qui. Sì. Perfetto, ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao. Sì. Manca una donna. Schede bianche 2, schede nulle 9. Ok, va bene. Grazie, ciao. 174,89. È roba di massacro. È stata una vittoria del centro-sinistra dal punto di vista strategico politico. Le converti insieme. No, non sta registrato. Oh Claudio, lascia per tutti quanti i computer, lascia il portatile acceso. Andiamo, non posso manco più dire, andiamo a vincere. Andiamo a pareggiare. Andiamo. Adesso sono il sindaco di tutti, anche di chi non mi ha votato e anche di chi non è venuto a votare. C'è stata un'astensione, credo, legata soprattutto al fatto che erano già tutti convinti che avremmo vinto. Negli ultimi 15 giorni c'era gente che mi chiedeva di fissare un appuntamento al comune. Già. È stata la più bella esperienza umana della mia vita, una cosa che non dimenticherò mai, una cosa davvero emozionante. Ora non lo so se è vero, come mi ha detto Michele più volte, che fare il sindaco della propria città è il mestiere più bello del mondo. Per me già fare la campagna elettorale per fare il sindaco della mia città è stato il mestiere più bello del mondo. Grazie a tutti. Bravo!